Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Allora, siamo qui per la seconda puntata dei bari di Black Ops 2. Come avevo detto, ho ancora le mie 5-7 doppie e l'LSAT. Ah, abbiamo messo la trappola, abbiamo il gigante dietro che c'ha lo zombetto che se lo sta incappettando. Ah, noi dobbiamo continuare il round ovviamente, perché... perché altrimenti ci rompiamo il cazzo. Quindi lo ammazza, perfetto. Noi risaliamo qui sopra, sopra il bug, ragazzi. Ci mettiamo in posizione. Nel frattempo ovviamente bevo un po' d'acqua perché mi sto seccando, ragazzi, c'è un caldo qui. Aspettiamo che ovviamente arrivi l'orda di zombie. E che dire? Allora, vediamo un po'. Lanciamo questo cazzo di coso. Oppla, questa è una bomba a tempo, ragazzi. Adesso giù sotto dove c'è il coso per, ovviamente ragazzi, vi rianimate da solo con quel perk blu, e poi c'è il Juggernaut, quello rosso, lo Jäger, che sotto vedete è una specie di spirale che c'è scritto numero 7. Vuol dire che se io dovessi premere il grilletto RT per tornare, per utilizzare la bomba a tempo, io sono al round 12. Se clicco il grilletto adesso, se clicco il grilletto a livello 12, mi riporta al round 7. E quindi mi tocca rifare la round 7 tutto a capo. Boh, per alcune cose è utile, per altre un po' meno. Quindi, boh, ci penserei due volte prima di utilizzarlo. Ovviamente è molto utile per fare l'estare questa cosa. Adesso ragazzi, si sono raggruppati dietro molti zombie. Io ovviamente ho il Juggernaut, quindi cosa faccio? Mi avvicino, li esplodo tutti, così, vedete? Ovviamente ragazzi, lagga che è una bellezza. Pam! Risaliamo qui sopra. Adesso vi faccio vedere una cosa. Ovviamente, arrivate a questo punto, ne ammazzate un bel po', vi fate un po' di punti, prendete e adesso, se non arriva più nessuno zombie, prendete una bella granata, la mette qui. No, cazzo! Sono un coglione, ragazzi, non ci credo. Sono deficiente. L'ho tenuta troppo in mano, quindi rimettiamoci qui. Per qualche secondo. E questo? Perfetto, come non detto, ragazzi. Ho fatto la puttanata del secolo, sono morto. Ed è una cosa gravissima perché non dovevo farlo. Adesso cosa facciamo, ragazzi? Scusate ragazzi, facciamo così. Mi sfugge qualcosa. Usiamo la bomba a tempo per un round, chi cazzo se ne frega. Stand. Ecco fatto, ragazzi. Così di nuovo di nuovo i 40 punti del cazzo che non servono a niente. Aspettiamo di nuovo che gli zombie ritornino nelle loro posizioni dietro di me. Andate a uccidere qualcun altro. Mi piacciono gli occhialuti. Allora, ovviamente vedete un bel po' di zombie. Ah, se volete ragazzi potete anche spararli. Io ovviamente li sparo poco per farli accumulare dietro. Hai notato che ci manca un braccio? Ovviamente cercate sempre di trovare la ray gun, perché è una cosa fondamentale proprio a livelli allucinanti. Boh. Allora, le prime cose da prendere sono questo Quick Revive, il blu, il Juggernaut, la Speed Cola che è qui davanti, perché sono le cose basilari, ragazzi. E poi magari potete prendervi anche un'altra bibita, una nuova bibita che ve la faccio vedere, ovviamente. Allora, ok. Avete una bella granata, la lanciate qui pronti. Ok, sicuramente li ho spezzati qualcuno, sicuramente qualcuno è stato spezzato. Io ovviamente carico, mi preparo perché devo buttarli giù tutti. Allora, non c'è più nessuno, andiamo. Fate una bella strage, ragazzi, così guarda. Controllate sempre che non ce ne siano altri, vedete? Quanti cazzo di zombie ho fatto, ragazzi? Ho fatti troppi. Sono anche belli veloci, eh. Ok, se abbiamo ucciso quei cazzo di zoppetti, prendiamo. Allora. Caramelle, eccole qui. Ogni tanto gli darò una. Adesso ragazzi, se non ricordo male, se non proprio non ricordo male, dovreste prendere il gigante.
portarlo nella cassa e dovrebbe bloccarla definitivamente in questo punto. Vieni Ciccio, vieni qua. Ovviamente i zombie super rapidi. Aspettate di vedere il nostro amico Nanerottoli. Muori stronzo. Se ti do questo tu ci aiuterai. Ok ragazzi, l'ha fissata qui la cassa. Adesso ragazzi la cassa non si dovrebbe più spostare. Quindi noi facciamo tutti i tentativi che vogliamo. Giustamente. Questa è un'arma di merda ragazzi, però la prendo solo per farvela vedere. La nuova è una specie di Python. Sì, Python, Magnum, scusatemi ragazzi. Oh perfetto, un Galil, anche questo va più che bene. Allora, allora vediamo se c'è l'alcol qui dentro. Non c'è l'alcol qui dentro. Quindi andiamo qui. Ovviamente ragazzi, provo anche a prelevare un po' di soldi alla banca, così velocizziamo un pochettino le cose e magari vi diverto di, cioè vi diverte di più, perché velocizziamo anche il round. Vieni con me zio. Basta questo cazzo di minchia, c'è una parlantina orribile zio. C'è una voce che è veramente brutta, sembra uno stridio. Dai cazzo, sei un gigante per niente, corri. Poi capelli, cazzo ragazzo, si può vedere sto stronzo. Vai zio, spaga. Non ci aiuta, fa solo questa cosa. Bravo. Allora, queste armi ovviamente sono tutte disegnate. Voi prendete per prima la N94, che è una delle migliori armi. Prendete la piazzate, dove? La potete piazzare qui ad esempio. Vi fate 1000 punti senza aver fatto un cazzo. Papam, eccolo qui, 1630 punti, ok. Dopodiché fate la stessa cosa per un'altra arma, perché vi fate un bel po' di punti, raga. Vi servono un bel taser. Non può liberarsi da questi piccoli battaggi. Mol stronzo. Questi tre sono lenti, vanno più che bene, raga. La piazzata è qui, la seconda scritta. E adesso vi faccio vedere la banca, la bianca, bianca. Questa qua ragazzi, che ovviamente è chiusa da questo lato, io ovviamente devo passare da qui. Entriamo da qui, allora, sono perfetto. Sentiamo da qui. Ok. Questo è per depositare il denaro, questo è per prendere il denaro, per ritirare. Ne preleviamo, facciamoci un po', almeno 8000, perfetto. Ne ho molti soldi ragazzi. Avendo utilizzato molto il bug, mi sono fatto un sacco di soldi, ci sono più di forse 100.000 lì dentro. Comunque sia, vabbè, il PDV lo facciamo dopo. Allora, abbiamo 8110. Quindi, prepariamoci per utilizzare il gigante come... Allora, alcol qui non ce n'è, non so comprare. Sì, ce non ne vuole più. Buttare via una bottiglia. Vieni zio! Minza ragazzo, stai sbavando per una cazzo di bottiglia d'alcol. Allora, prima di tutto spaccate questo pozzo. Adesso vi spiegherò il motivo. Ah ragazzi, se voi spaccate tutti i tra, cioè le cose che può spaccare il gigante, come questo pozzo, questi percorsi, quel percorso lì dietro, tutti questi percorsi qui, tutti quelli che ovviamente ho già spaccato, voi potrete sbloccare un obiettivo ovviamente. Cioè lui spacca queste cose perché... Vai, girati bene, bravo, perfetto. E questo è spaccato. Se voi spaccate questa fontana, la fontana nella casa delle streghe potrete... Cioè, la fontana che c'è all'interno del labirinto dove si trovano le streghe, al suo interno si crea un vortice. Cioè, ovviamente per spaccare quella fontana all'interno delle streghe c'è bisogno della Reagan. Un colpo di Reagan si apre. Però cos'è il problema? Ma vaffanculo dai! Morirete tutti! È cazzata, ovviamente la presa per il culo c'è sempre, raga. Allora, io salgo su subito per prendermi la speed cola. Facciamoci un altro round nel bug. Ok, prendiamoci questa cosa. Perfetto, costa 3000, ma che cazzo ne frega, è molto utile. Poi è coglioni zombie. Ok. Facciamoli come sempre accumulare un pochettino dietro questi zombetti. Per me si mette malissimo. Ok. Ok, vai, andate ragazzi.
Andate. Perfetto. Allora, facciamoli accumulare come sempre. È un po' noioso, ragazzi, stare qui. Potrei anche, come vi ho già detto, ucciderli in questo modo. Adesso sono un bel po' armato, sono anche veloce nel sparare il tutto. Quindi sono abbastanza avvantaggiato in confronto al primo. Ovviamente la mia coglionaggine di tenere la granata in mano. No, ti volevo togliere il cappellino prima, ma vabbè. Facciamo un bel giochino, raga. Prendiamo una bella granata, la lanciamo lì. Perfetto. Adesso arriveranno un sacco di zombetti, dai. Qualche altro zombie che arriva? No? Già finiti. Non ci credo. Ah, ecco. Sicuramente arriva da lì, da quella porta. No, neanche. Eccolo qui. Il colosso non può liberarsi da questi piccoli bastardi. Cioè, già finiti, ragazzi, non ci credo. Il colosso non può liberarsi da questi piccoli bastardi. Cioè, abbiamo già ucciso tutti. Vabbè, raga, comunque sia. Allora, partiamo, cioè, riprendiamo subito l'alcol per questo coglione. Ma cazzo stai andando? Vieni qui. Eccolo qui, meno male, adesso dobbiamo pagarlo. Prendete. Anzi, prima di prendere, cioè, adesso abbiamo preso l'alcol, cioè, ci serve. Facciamo un'altra cosa che è molto più utile e ci serve molto di più. Dobbiamo prenderci la Reagan, ragazzi, almeno una delle due Reagan. Ah, se non lo sapete, potete trovare entrambe le Reagan. Potete trovare sia la prima che la seconda. Ovviamente a me piace molto di più la prima. La seconda è uno spreco di proiettili allucinante. Quindi carichiamo anche la Reagan, che non l'avevo caricato, cazzo. Basta rompere i coglioni. Te lo do l'alcol, aspetta. Ok. Ancora cassa. Basta. Ti servirebbe per queste mezze seghe. Ecco. Basta, hai rotto i coglioni. Minca. Mori. E via, via. Corri, 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 ti fa bene. Il colosso non può liberarci da questi piccoli bastardi. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo così tutto il giorno. Dai. Che palle, ragazzi. Anche RPG. Non sono un noob. Ma sto dov'è l'RPG, cazzo? Oh, sto sei stressante. Quanto sei stressante. Te lo do. No, il coltello basilico, ragazzi. Il coltello basilico. Non riusciamo a trovare un'arma decente, ragazzi. Basta! Coglione di merda. Che fastidio, ragazzi, che fastidio. Dai, non sono neanche uno super sniper. Comincio a sentire i piccolini che arrivano. Chissà dove cazzo sono. Ce l'ho dietro, scommettete. Aspettate di vedere il nostro amico Nanerottoli. Ah, eccoli. E vedo dove cazzo ne siete usciti. Dov'è il gigante? Bello. Ti servirebbe per queste mezze seghe. Basta, mi sono rotto i coglioni, ragazzi. Basta, tu sei stressato. Vieni, vieni. Ma facciamoli aprire. Incominciamo a fargli aprire la porta del per le streghe, così andiamo subito, ragazzi. Cioè, non ci mettiamo troppo. Vi farò vedere come sopravvivere. Ovviamente vi ho già detto che le streghe, cioè, non, forse non ve l'ho già detto, però ve lo ridico. Se non ve l'ho già detto, ovviamente. Le streghe, ogni volta che vi toccano, vi tolgono 2000 punti. Quindi cercate di entrare col meno possibile. Depositate tutto in banca. In modo che così non perdete quasi niente. Niente. Adesso aspettiamo. Dobbiamo entrare qui. Dai, zitta, stronza. Zitta. Zitta, headshot, bitch. Headshot, bitch. Che ovviamente non muore. Ho capito. Però tranquilla. Rilassati. Sentito, ci vede, ragazzi. Vieni, stronzo, minchia. Veramente schifosa la tua capigliatura. Vai, vai. Vai a schiantarti, dai. Vai, papam. 150 punti, cazzo, troppi. Cazzo, che forza. Bravo, amico.
Ragazzi, voi vedete i zoppetti, io devo ammazzarli. Ovviamente li troverò fra 30 anni. Aspettate di vedere il nostro amico Nanerottoli! Partiamo subito, ragazzi. 9.30, come vi ho già detto, dobbiamo trovare la Regan, quindi cerchiamo di farci più punti possibile. Opla! Rimettiamoci sul bug. Aspettiamo che arrivi un'orda di zombie, la uccidiamo tutta e poi partiamo. Se riusciamo a farlo adesso, ragazzi, sarebbe il massimo. Anche un po' di munizioni, magari. E poi non so se avete visto quello del frigo, ovviamente, raga. Potete prendere un'arma a vostra scelta, depositarla lì e utilizzarla magari in una partita successiva, perché magari qui non avete più tempo. Non funziona. Adesso possiamo trovare la banca e il frigo in ogni mappa zombie. Quindi molto utile anche questo. Niente, raga. Quindi andiamo avanti. Ovviamente sto cazzo di colta togliamo, perfetto. Ultimo avvertimento. Ci siete accumulati? Mi siete accumulati. Sì, andiamo, va. Ma perché mi mettete tutti intorno a me? Non mi caga proprio nessuno. Ah, munizioni, carichiamo, perfetto, caricato. Qualcos'altro qui su, niente. Perfetto. Ah, siamo fatti un altro re. Abbiamo fatto 4003, quindi siamo già abbastanza messi bene. Dobbiamo fare ancora un po' di tentativi di cassa. Perché? Perché dobbiamo trovare la Regan. Se la trovassimo non ci porremmo questo problema. Dai. Ok. Di nuovo? Andiamolo. Muori in santa pace! Le mie mani sono armi improprie! Vai! Grandissimo! Ottima questa cosa, vai! Grande, siamo a posto anche qui. Ho due palle sode così! Ragazzi, c'hai le palle da bowling, grande! Non voglio la palle da biliardo! Fuori dalle palle! Ok, sono gli ultimi, mi sa. Spezziamoli. Pam, perfetto. Allora, visto che ci siamo... Ah, dobbiamo andare, ragazzi, a prenderci... Quali coglioni, stronzo. Dobbiamo andare a prenderci la Regan. Incominciamo a prenderci la Regan. Tu che cazzo stai facendo? Non so, te li dai. Da questo li arrivano scommettete. Oh, alleluia, ragazzi. Partiamo subito ora. Visto che ci siamo, andiamo. L'alcol è qui? Sì, eccolo qui, ragazzi. No, prendiamoci le caramelle, raga. Così ce lo portiamo. Ci portiamo il gigante dentro la casa delle streghe, che è molto utile, raga. Ci aiuta. Non so cosa facciamo. Vi facciamo anche sbloccare un'altra cosa, che è molto utile anche questa. È una nuova bibita, ragazzi, che è solo in questo... Mi sa che in questa modalità e basta. Andiamo a prenderci l'alcol. Chi è che sta correndo più di tutti? Nessuno, perfetto. Dai! Ah, portiamoci il gigante dall'altra parte. Dove coglioni? Andiamo. Allora... Quindi vi ho già detto che dovete... Vieni, tranquillo. Aspettate di vedere il nostro amico Nanerottoli. Già lo vedranno. Allora, portiamo qui, apriamo questa cazzo di chiesa. Il colosso non può liberarci da... Piano, piano. Rilassati, gigante. Vieni veloce, magari, che forse è meglio. Ma state zitte, streghe di merda, che adesso vi do un calcio in culo e vengo da... Il moonwalk sta facendo sto qua, ragazzi! Cioè, non ci credo, ma è anche un ballerino. Cazzo, gli facciamo il provino per amici, raga. Veramente, a questo punto. Piace sta roba, Perfetto, prendiamo la nuova bibita. Cazzo, che forza!
bravo amico. Ok. Adesso vi faccio vedere cosa serve questa bibita, raga. Vedete cosa avete? Ah, questi sono i punti dove le armi possono essere messe, quelle disegnate col gessetto. Quel due punti interrogativi, uno capovolto e uno normale, significano che là c'è la cassa. I teschi significano le armi che sono nei muri. Ovviamente ci sono anche le bibite, che ovviamente non me le indico, cioè non mi indica alcune bibite, mi indica solo quelle che non ho. E niente ragazzi, adesso io vi fermo qui, ovviamente non voglio dilungarmi troppo. E da Furia 93 è tutto per la seconda puntata di Buried. Commentate, mettete mi piace, iscrivetevi se ovviamente il video l'avete apprezzato. Ci vediamo alla prossima, ciao raga.